Senta Ilaria, non lo sa dopo scoperto. Mario, più vicino di me. Ti rinnavo, gli do il tubo Ilaria. Forza, Ilaria! Sofì! Dai, dentro bene per l'angolo! Allora, distrarre una volta lì, sono fatto voglio. Eccolo! Punizione diretta. Antonio, sei grave! Ha rientrato. Ecco. Devo rientrare. Dai, movimento! Dai ragazzi! Ma che corta! Dai! Tone! Tua! Ma che te la voluti, Tone! Deficiente! Devo meriti tutto, deficiente! Non offendere, vero? Non si offende! Vai, pistolone! Ecco, pistoloni sì, ma deficiente no! Vai a casa! Non si offende! Non si offende, vero? Buono a niente sì! Vai qua a dirmelo a me, no, l'uno, vai a dirmelo a me! Dai! Coglione! Non si offende! Ma come non si offende, giocando, dai! Usaci! Cazzo! Ma non si può, dai cazzo, fissate fuori il gioco. Ma mi ha regalato 3 bandierine quando va a casa. Non si può, dai cazzo. Ale! Per mettere in dredio cane e potete vedere fuori. Movimenti! Calmi! Larga Steffi, ferma! Madonna! Dai! Porca miseria! Bravo! Oh, là! Ho visto la partita un primo tempo un po' nervoso,
dove non riuscivamo a fare il nostro gioco. Nel secondo tempo fraseggi più stretti e abbiamo portato a casa la partita meritatamente. La partita per noi era importante, l'aggressività dell'inizio, sappiamo che affrontavamo una squadra molto forte che vale la Serie A, noi dobbiamo purtroppo salvarci, però visto i valori in campo non siamo andati male, il 2-0 ci sta sotto un certo punto di vista, però diciamo che poteva per noi essere qualcosa in più. Intanto complimenti al Vicenza che al primo tempo è stata capace di saper chiudere la propria difesa, quindi il nostro gioco. Noi abbiamo sofferto forse un po' il campo stretto, ma d'altra parte credo che ci siano anche i meriti della squadra avversaria che è stata in grado di mantenere, di gestire la partita al primo tempo. Poi al secondo tempo mi permetto di dire che la parte tecnica, insomma, delle nostre ragazze ha avuto l'avvento e quindi insomma è andata poi meglio, scusate un attimo. Per il resto direi che sono abbastanza soddisfatto, ho visto abbastanza grinta, anche se secondo me mi piacerebbe dalle mie avere più grinta ancora e forse ancora un po' più di più sicurezza in loro stesse. Diciamo che la partita è stata preparata nei minimi particolari, non era questa la partita per noi che deve essere svolta, le partite sono altre, però abbiamo dimostrato che nonostante tutto, essendo una squadra estremamente giovane, possiamo dire la nostra nel campionato, se la squadra tiene questi ritmi, l'abbiamo dimostrato oggi contro una grossa squadra, l'abbiamo dimostrato domenica scorsa contro il Brix. Adesso è stato importante quel primo gol, hai fatto un bellissimo assist alla Tonelli che poi ha segnato al volo. Beh, è stato importante, è sempre importante in generale, ogni passaggio, ogni palla che si gioca è importante, che poi quel passaggio lì sia stato determinante e niente. Sono rimasta abbastanza ferma al primo tempo, poi al secondo, la prima occasione che ho avuto, ho cercato di giocarla al meglio e poi è nato il gol. Ritorno al gol bellissimo, ritorno che avevi segnato anche con lo Zenski Padova, ma quanto è stato importante e liberatorio quell'1-0 il secondo tempo? Molto, eravamo ben disposte in campo, però sembrava che ci mancasse qualcosa negli ultimi ventina di metri, un po' di incisività. Qualche tiro da fuori in più magari sarebbe stato ideale e soprattutto niente, andare un po' di più sulle fasce, ma questo le ha detto, sono cose che ha detto il mister, e per me è stato importantissimo e bellissimo segnare come sempre e sono contenta che alla fine abbiamo fatto anche il secondo gol, così vabbè era quasi tempo scaduto, però così siamo state un po' più tranquille. Il gran gesto tecnico come mercoledì scorso, le capacità le ha e le tira sempre fuori. Quel regalo tra i bandierini quando va a casa. Debutto di Arianna Protto al 75esimo, cosa, come l'hai vista? All'inizio io sono felicissimo per lei, so che è una bravissima giocatrice, sicuramente darà un gran supporto alla nostra squadra, vedremo domenica prossima se sei pronta, insomma dai, insomma, siamo contenti tutti. Veramente una carica importante, Paolo, soprattutto l'esperienza che ti porta da tanti anni a seguire questo calcio femminile, che cosa ci porta di nuovo questo calcio femminile in Italia in generale, oltre che il Veneto? Ma intanto buongiorno a tutti, ci ha portato da qualche giorno, come già sappiamo, un nuovo logo, una nuova immagine, sicuramente una nuova struttura, nuove idee, io spero anche un nuovo rilancio, ne ha sicuramente il movimento, ne ha di bisogno e sono molto fiducioso che questo cambio di passo a livello di strategia di comunicazione di marketing ci porterà da subito dei vantaggi molto, molto importanti, molto interessanti.